Ecco qua. Da oggi inizia questa nostra preparazione pre-cambionato. Io preferisco che si faccia qui in montagna perché l'ossigeno allarga i polmoni e allarga pure il cervello di qualcuno di noi. Oh, voi sapete che le migliori tattiche di preparazione nascono da Coverceno. C'è chi ha usato la zona in un modo, la zona in un altro, il barone Lidom ha usato la zona lenta. Il famoso Erickson ha usato, buon per lui, la zona velocissima, mentre Berzot, per esempio, ha usato la zona mista, che scherzosamente da noi viene chiamata la zona pipa. Io invece ho cercato di fare una zona un po' diversa. Signor Orecchia, attenzione, io che tipo di zona uso? Che uso io? La? La B? La Biro. La Biro. Quindi uso la Biro. Il signor De Sisti usa il pennarello, vero? Trapattoni invece usa la penna stilografica, senza inghiostro dentro, perché invece dell'inghiostro ci sputa dentro all'occhio direttamente del suo allenatore Zecol. Ma che cavolo c'entra? Io sto parlando della bizzona! Stiamo attenti! In che cosa consiste questa bizzona? Voi sapete che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni, cioè 4-5-1 o 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa, 5-5-5. Ma, mister, che si gioca in 15? Lo sapevo che la bandiera mi doveva rispondere così. Buongiorno, Canà! Salve, buongiorno, tutto... Sperone, io sto parlando, per cortesia, l'abbiamo visto, il presidente e la presidentessa. Allora, dice... Mangiate, no, 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 no. Dai, allora, a me mangiate a vista, che basta. Ci vuole la tattica, la mister. È vero, ora gioco con il 4-4-2. Anzi, no, lo sai come gioco ora? Adesso gioco a presente. E quindi sarebbe? Tutti fermi.